Allora, qua abbiamo una particolarità in questa strofa, il pezzo modula, quindi abbiamo quattro battute che continuano a essere in Re maggiore, le successive quattro battute andranno in Mi, per poi modulare nelle altre battute successive in Fa diesis, quindi abbiamo due cambi di tonalità nel giro di otto battute. Quindi andiamo a vedere un attimino gli accordi perché adesso alcune cose cambiano. In realtà il giro è più o meno lo stesso, però diciamo che nella quarta battuta di ogni strofa con la tonalità cambiata, abbiamo un accordo che ci deve portare chiaramente al cambio di tonalità. Che cosa intendo dire? Che noi abbiamo nella prima battuta il Re. E quindi l'accompagnamento utilizzeremo sempre lo stesso Re, fondamentale, chiudo l'accordo, Si minore, in questo caso lo prendo così, Sol, poi vi spiegherò anche il motivo per cui col Si minore sono salito, Sol, dicevo, poi sul La abbiamo un La e un Si settima, quindi non abbiamo il Si minore, va bene, non abbiamo Si minore e La che ci riportava poi sul Re, come nelle battute precedenti, abbiamo un La e un Si. Che prenderemo un Si maggiore, un Si settima. Quindi questo, il Si settima, è il quinto grado dell'accordo di Mi ed è per quello che poi passeremo in Mi nelle quattro battute successive. Quindi rivediamo un attimino, Re, Si minore, Sol, La, Si, va bene? Quindi andiamo a vedere queste prime quattro battute. Guardiamo un attimino la melodia, io la melodia l'ho alzata di un ottavo. La melodia l'ho alzata di un'ottava, chiedo scusa. Questo per dare un po' più di varietà al pezzo, perché altrimenti ripetere una strofa sempre nella stessa, ripeterla di nuovo nello stesso range dove l'abbiamo suonato precedentemente, insomma, sarebbe diventato noioso. Di conseguenza alziamo di un'ottava ed è per quello che col Si io ho potuto salire fino qua e non scendere, ma salire. Va bene? In modo da poter chiudere di più, avvicinare di più l'armonia alla parte melodica per non lasciare un buco troppo ampio tra le due mani. E quindi la melodia pressappoco lo stesso, è la stessa. Quindi vediamo un. Ok, quindi adesso io con questa nota sono già nell'accordo di Mi. In realtà quindi la melodia cambia solo e esclusivamente nella quarta battuta, che ci servirà poi per andare chiaramente sul B maggiore. La rivediamo un attimino. Ok? Andiamo adesso a suonare la mani unite. E sono qua adesso sul Mi, va bene? Mi che andremo a vedere, quindi andremo a vedere adesso queste altre quattro battute successive perché abbiamo nuovamente un'altra modulazione. Allora, siamo adesso nella tonalità di Mi maggiore, quindi abbiamo adesso ben quattro diesis, quattro alterazioni. Quindi abbiamo il Fa diesis di prima, il Do diesis di prima, aggiungiamo ancora il Sol diesis e il Re diesis, va bene? Quindi la tonalità di Mi maggiore a 4 diesis in chiave. Andiamo a vedere un attimino gli accordi, l'accompagnamento è sempre lo stesso, gli accordi chiaramente adesso saranno il giro armonico è uguale, ma sarà trasportato un tono sopra. E quindi abbiamo il Mi, Do diesis minore, La. Allora, il Do diesis minore sono andato a prenderlo qua sotto, va bene? Quindi Mi, Do diesis minore, La. Adesso invece di fare l'arpeggio abbiamo nell'ultima battuta un movimento di Si maggiore e un movimento di Do diesis settima. Invece di fare l'arpeggio, adesso io metto faccio sentire proprio l'accordo pieno, questo per enfatizzare il cambio che andrà poi, per enfatizzare la modulazione che andrà poi sul Fa diesis, va bene? Quindi, visto che anche l'intensità della melodia cresce, per far crescere anche l'intensità della parte armonica, ho preferito mettergli proprio l'accordo pieno. Quindi andiamo a suonare questi quattro accordi, questi cinque accordi in sostanza. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Do diesis minore, La, Si, Do diesis settima. Va bene? Quindi Si, Do diesis settima. Il Si con il pollice rimane qua. Qua raddoppio la fondamentale sul Si. Il
il si poi lo lascio perché diventa poi la settima minore del do diesis settima, va bene? Andiamo adesso a vedere la melodia, qua adesso la melodia cambia leggermente. Allora, siamo adesso, noi eravamo sul sol diesis, quindi 1, 2, 3. Va bene, quindi la risentiamo un attimino. Va bene, andiamo adesso a eseguirla a mani unite. Risentiamola di nuovo, un po' più lentamente. Siamo giunti quindi all'ultima strofa e l'ultima strofa sarà quindi in fa diesis. Andiamo un attimino a vedere gli accordi, che in realtà, ripeto, il giro armonico è sempre lo stesso, adesso però sarà suonato in fa diesis, perché poi abbiamo ancora un paio di ritornelli e chiudiamo il pezzo. Poi vi spiegherò anche alcune cose, un cambio che ho dovuto fare sul ritornello. Allora andiamo a vedere gli accordi intanto, quindi fa diesis, l'accompagnamento è sempre lo stesso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, re diesis minore settima, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va bene? Sì, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e poi abbiamo una battuta di do diesis dove metteremo soltanto la fondamentale per ogni, faremo sentire la fondamentale su ogni movimento, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, poi fa diesis, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e quindi nelle ultime due battute di fa diesis, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va bene? Andiamo adesso a, vabbè, eseguiamo un attimino tutto di seguito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Andiamo ad eseguire la melodia di questa parte in fa diesis, andremo a raddoppiarla la melodia, quindi con il pollice andremo a raddoppiare la melodia in questo modo. E poi queste note ci porteranno al ritornello. Andiamo ad eseguirla di nuovo, sentiamola bene. Va bene? Andiamo adesso a sentire a mani unite come suona. Ripeto un attimino. E poi abbiamo del ritornello. Allora siamo giunti quindi al ritornello e di conseguenza al finale del pezzo. Abbiamo detto che siamo in fa diesis, quindi adesso siamo con 6 alterazioni. Io prima non l'ho detto, ma le alterazioni sono 6, quindi abbiamo fa diesis, do diesis, sol diesis e re diesis del mi. Ne aggiungiamo altre 2 e quindi abbiamo ancora il la diesis e il mi diesis, va bene? Quindi la diesis e mi diesis come alterazioni, quindi abbiamo ben 6 alterazioni. Quindi quando troverete un mi lì sulla partitura, il mi non sarà un mi naturale, ma sarà un mi diesis, quindi sarà questo qua, va bene? Quando onde evitare che ci siano dei problemi di lettura. Io l'ho detto all'inizio, sarebbe opportuno che insomma si conoscessero, si conoscesse in modo così discreto la lettura, proprio anche per andare a leggere le alterazioni che ci sono in chiave. Che non ci siano, ecco, problemi di lettura su questo, perché altrimenti invece di andare a suonare un do diesis maggiore andate a suonare un do diesis minore e quindi non suona bene, chiaramente. Allora andiamo a vedere, come vi dicevo, ho dovuto apportare una modifica in questo finale di pezzo, perché
Mi sembra che il pezzo ripetesse tre volte il ritornello, poi c'era una parte strumentale e poi c'era il finale, in sostanza, il ritornello che portava al finale del pezzo. Dato che io ho voluto togliere la parte strumentale, che era una parte strumentale di chitarra, anche perché è già tutto strumentale, quindi aggiungere uno strumentale su uno strumentale, insomma, diciamo che non era un assolo epocale, di conseguenza, insomma, metterlo non avrebbe cambiato la sostanza del pezzo, di conseguenza ho preferito toglierlo, ho preferito togliere di conseguenza anche un ritornello e quindi tagliare, accorciare e cercare di indirizzare poi il ritornello verso il finale senza che si sentisse la mancanza di questa parte strumentale di chitarra. Quindi andremo quindi a suonare questo finale, questo ritornello, questo finale in due parti. Iniziamo dalla prima parte e poi ci colleghiamo al finale definitivamente. Andiamo a vedere, il giro armonico è uguale, è lo stesso, quindi lo dico adesso e poi ci concentreremo soltanto sulla melodia perché la melodia ha differenti cambi. Quindi il giro armonico è il seguente, sì, dove faremo quell'arpeggio famoso che abbiamo visto nel primo ritornello, quindi si maggiore, fa diesis, do diesis e poi abbiamo re diesis minore, do diesis, che lo suoneremo così. Va bene? Quindi abbiamo si, fa diesis, do diesis e poi nella quarta battuta re diesis minore settima, do diesis, quindi un movimento di re diesis minore settima, un movimento di do diesis. Questo per tutto quanto il pezzo fino alle ultime due battute finali che vedremo nel momento in cui ci arriviamo. Adesso vi faccio rivedere un attimino l'esecuzione degli accordi. Tanto si alterna l'arpeggio con questo accompagnamento qua che già ormai dovremmo conoscere. Per quanto riguarda invece la battuta di re diesis minore e do diesis, l'esecuzione sarà sempre la stessa fino alla fine. Quindi vi faccio vedere nelle prime 8 battute, fa diesis, do diesis, re diesis minore, do diesis, poi di nuovo si, fa diesis, do diesis, re diesis minore, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va bene? Se volete lasciare la fondamentale dell'accordo diesis suonare dopo che suonate il sol diesis va bene uguale, anche se in realtà è scritto così, però potete tranquillamente lasciarlo così, non cambia assolutamente nulla, anzi forse è addirittura più bello. Andiamo a vedere quindi queste prime 8 battute, andiamo a vedere la melodia. Riparto come sempre dalla battuta precedente, quindi siamo sull'accordo di fa diesis. Come vedete la melodia più o meno è sempre la stessa, cambia qualche nota, c'è qualche variazione, ma diciamo che il tema è sempre lo stesso. Andiamo quindi ad eseguire a mani unite queste prime 8 battute, partiamo dalla battuta precedente, quella del fa diesis chiaramente. Adesso andiamo a vedere le successive 8 battute. Diciamo che abbiamo 4 battute che si ripetono in modo identico. Va bene, quindi abbiamo gli accordi sempre gli stessi, come vi ho detto, questa volta però l'accompagnamento che cambia. Quindi si, fa diesis, do diesis, re diesis minore, do diesis. E di nuovo si, fa diesis, do diesis, re diesis minore, do diesis. Va bene? Anche la melodia ve la faccio sentire tutta, ma è comunque identica, lo sentirete, quattro battute sono identiche, quindi.
Ok, quindi molto semplice, andiamo a sentirla adesso a mani unite. Allora andiamo un attimino a sentire come suonano queste due parti legate assieme. Siamo giunti quindi al finale di questo brano. Gli accordi sono sempre gli stessi, quindi andiamo a vedere queste battute che ci separano dalla fine. Abbiamo quindi il Si, riprendiamo l'arpeggio, Fa diesis, Do diesis, Re diesis minore, Do diesis, e di nuovo poi Si. Questa volta andiamo fondamentale, chiudiamo l'accordo, Fa diesis, Do diesis, Re diesis minore, Do diesis, e di nuovo Si. Fa diesis, Do diesis, e poi abbiamo Fa diesis, Do diesis e Fa diesis. Quindi Fa diesis, Do diesis e Fa diesis. Questo è il finale del pezzo. Andiamo un attimino a vedere la melodia di queste battute e poi suoneremo a mani unite. Risuoniamo un attimino un po' più lentamente. Vedete, io lascio premuto il Fa diesis, che è la nota del canto. Queste note mi andranno, poi quando lo vedremo a mani unite, queste note andranno a chiudere gli accordi del finale. Va bene, quindi questa è la nota per il Do diesis e questa è la nota per il Fa diesis sul finale. Va bene? Andiamo adesso ad eseguire questa parte a mani unite. Andiamo a rivedere un attimino queste ultime battute finali, rallentiamo il pezzo e quindi siamo sul Si, l'ultima riga. Vediamo ancora lentamente. Do diesis. Fa diesis. E siamo arrivati alla fine quindi di questo tutorial. Vi ricordo che è disponibile lo spartito, le modalità ve le ho già spiegate all'inizio, ve le ripeto nel caso in cui ve lo fossi dimenticato. Piccola donazione a vostra discrezione o con il super grazie, o altrimenti con il PayPal mi scrivete una mail e io vi lancerò tipo Gigrobo d'acciaio i link per la donazione e vi verranno consegnati via mail i PDF sia della partitura che vedete qua nel video che quella soltanto con la melodia e gli accordi se volete provare a fare un accompagnamento diverso. Vi ringrazio per la visione del video, lasciate un like, iscrivetevi e vi do appuntamento con il prossimo video tutorial. E da pianoforte è facile tutto, un abbraccio, ciao!